Dunque, noi riprendiamo, quindi oggi è giovedì, l'esercizio che avevamo iniziato la settimana scorsa, che era quello sulle fatture, portandolo avanti, no? Possibilmente completando tutte le cose che potrebbero saltare fuori all'esame, dicevo, quelle 6 domande possibili. Per richiamarlo alla memoria, la volta scorsa avevamo costruito il modello concettuale, avevamo iniziato a costruire il modello di processo basato su un token che rappresentava la vita di una singola fattura. Adesso questo modello di processo era incompleto, mancava un pezzettino alla fine, scritto da completare, quindi completiamo questo e poi passiamo alla fase successiva, che sono i casi d'uso. Allora, cosa avevamo fatto? Avevamo il fornitore che innanzitutto caricava l'informazione della fattura, poi c'era un ciclo qua in mezzo attraverso il quale il fornitore si occupava di apporre la firma digitale sulla fattura, e questo avveniva in un modo un pochino macchinoso, doveva scaricarsi il file XML sul suo PC e quindi al di fuori del sistema informativo che stiamo progettando, doveva in qualche modo modificare questo file XML per creare una versione firmata, e questa versione firmata veniva caricata sul sistema. Il sistema, una volta caricata, però doveva controllarlo, perché poteva essere, per vari motivi, la firma scaduta, non apposta bene, ha caricato il file sbagliato, quello che volete, potrebbe essere accettabile oppure no. Nel caso in cui non sia accettabile, tutto si ripete. Nel caso in cui invece fosse accettabile, allora il sistema ha accettato la fattura e quindi permette al fornitore di schiacciare un bottone che prima non c'era, che si chiama invia fattura. Quindi sono 3 momenti separati dal punto di vista del fornitore. Il primo è quello di caricare i dati, il secondo è quello di firmare, che è un po' macchinoso perché richiede varie operazioni, e il terzo è quello di inviare vero e proprio, l'invio vero e proprio. Dopodiché il fornitore rimane semplicemente in attesa. Rimane in attesa che l'amministrazione, che vuoi? Che è successo qua? Perché mi fai queste cose? Allora, fornitore rimane in attesa di una risposta dell'amministrazione. Diciamo così, nel caso migliore la risposta sarà del tipo: l'amministrazione conferma di aver pagato. Allora, ci eravamo fermati a questo punto, in cui dopo l'invio della fattura era possibile per l'ufficio della pubblica amministrazione, che finora non ha fatto nulla, non sapeva nulla, consultare le informazioni della fattura. Quindi da quel momento in avanti, se il personale della pubblica amministrazione si collega al sistema informativo, vede anche questa nuova fattura che prima non c'era. Noi qua avevamo aggiunto anche un invio di segnale, pensando al fatto che in qualche modo l'ufficio della pubblica amministrazione potesse essere informato anche per altra via del fatto che c'era questa fattura pronta. Questa è un'operazione che di per sé non è necessaria per il trasferimento della fattura dal fornitore alla PA, alla pubblica amministrazione. Il fatto stesso che il fornitore l'abbia caricata e validata in qualche modo questa fattura nel sistema fa sì che l'ufficio la possa vedere. Sono 2 utenti diversi dello stesso sistema informativo. I dati sono lì, sono nel nostro modello concettuale. Il ragionamento, riassumendo lo che facevamo la volta scorsa, è: nel caso in cui pensiamo a una pubblica amministrazione magari molto grande, per cui c'è una persona che fa fatture tutto il giorno, questa notifica non serve, semplicemente lui a un certo punto gli comparirà una nuova fattura. Se voi avete, che ne so, il programma di mail o Facebook aperto tutto il giorno, semplicemente se sono nuove notizie, nuovi messaggi, li vedete, perché tanto state facendo questo in continuazione. Mentre invece, quindi non serve questa notifica. Non ti serve qualcosa che ti dica: guarda che ti è arrivata una mail, vattela a vedere. O guarda che ti è arrivata una fattura, in questo caso vattela a vedere, perché lo stai gestendo in continuazione. Mentre invece, magari per uffici più piccoli, dove le fatture che arrivano sono poche, può essere utile in qualche modo avvisare tramite canali separati, che non sono nel nostro sistema informativo, questo, l'ufficio della PA. Per questo è un segnale in uscita,
cioè il sistema informativo mio sa che deve fornire un'informazione, questa informazione per fare in modo che arrivi all'utente che in quel momento non sta usando il sistema informativo, questa informazione deve passare da fuori, da un altro sistema per informarlo, da un qualche tipo di piccione viaggiatore, chiamatelo SMS, chiamatelo mail, chiamatelo non lo so, ma sicuramente non siamo noi, perché se fossimo noi non ce ne sarebbe bisogno, se l'utente fosse già collegato al nostro sistema. Useremo altri sistemi in cui siamo più sicuri che l'utente sia in qualche modo connesso. Ok, quindi non mettetemi per favore mai una cosa del tipo: il fornitore invia la fattura con un signal sending e da questa parte subito dopo la pubblica amministrazione riceve la fattura con una restrizione di segnale, no? Questo sarebbe totalmente sbagliato, no? Anche se a volte si vedono cose simili, perché non serve, non è necessario, non è utile, non vuol dire nulla per trasferire informazioni da un utente a un altro sistema informativo. Semplicemente le si condividono nel modello concettuale stesso, non è necessario pensare o parlare di inviare segnali altrove. Ok, adesso vediamo cosa succede quando questo signore prende in mano questa fattura. Cosa se ne fa? Consulta le informazioni sulla fattura, e quindi questa può essere corretta oppure no. Quindi dopo che ha guardato questa fattura dice sì, va bene, questa la posso pagare, oppure no, questa qui ha dei problemi. E ovviamente farà due cose diverse. Quindi innanzitutto vado a separare il flusso di esecuzione sulla base del fatto che la fattura sia corretta oppure no. Facciamo prima il flusso semplice. Se la fattura è corretta, quindi va bene, che cosa fa questo signore? La paga. Ok? La paga è un'operazione che viene fatta sul sistema informativo della banca e non sicuramente sul sistema informativo della pubblica amministrazione. Quindi è un'operazione che il mio sistema informativo non vede. Però in qualche modo l'operatore dell'ufficio della pubblica amministrazione dovrà dirmi che l'ha pagata. Altrimenti io come faccio a considerarla pagata oppure non pagata questa fattura? Quindi significa che c'è un'azione che l'ufficio della PA fa nel caso in cui la fattura sia corretta. Cosa ho scritto qui? Adesso lo scopriamo. Corretta. No? Poi c'è il caso in cui è errato. Nel caso in cui la fattura sia corretta, l'ufficio della pubblica amministrazione fa delle cose. Che cosa fa? Allora, ciò che sarebbe sbagliato è scrivere paga la fattura. Perché questo sistema informativo non ha la funzionalità per pagare la fattura. La operazione di pagamento della fattura sicuramente l'operatore della PA la fa, ma la fa su un altro sistema informativo, non sul mio. Dopo che ha fatto l'operazione di pagamento, quindi ha fatto il mandato di pagamento, ha telefonato alla banca, ha fatto il bonifico a mano, non lo so, ha messo i soldi in una busta, faccia come vuole, poi però torna qua e dice guarda che ho pagato. E deve dirlo, perché altrimenti il sistema informativo non saprà mai distinguere tra le fatture emesse e quelle già pagate. Quindi non è paga la fattura, ma è conferma di avere pagato la fattura. Conferma, cioè sulla sua parola. Se poi non l'ha pagata, andiamo poi a pescarlo e dire senti, ma cosa hai fatto? Poi probabilmente nella conferma magari gli chiederemo di inserire, noi non ce l'abbiamo nella concettuale, magari lo potremmo fare, inserire un campo che è, che ne so, tipo il codice di conferma del bonifico, in modo che io possa anche andarlo a ritracciare più facilmente. Però se lui il bonifico lo fa a sua sorella anziché al fornitore e poi dice sì sì te l'ho pagato, lo può fare, non abbiamo un modo di controllarlo, non c'è un'integrazione tra il sistema informativo della banca o tesoreria nel caso di pubblica amministrazione e il mio sistema informativo,
non so se l'ha fatto davvero, se l'ha fatto davvero giusto. Non ho modo di saperlo. A meno di non, appunto, pensare a un sistema molto più complicato che si integri direttamente, mandi in automatico i pagamenti colloquiando con la banca. Quindi il mio sistema non diventa solamente più fatture, ma anche gestione pagamenti. Ma ricordiamoci che questo sistema informativo l'abbiamo pensato come centralizzato nazionale, quindi ognuno c'ha la sua banca. Se fossi il sistema informativo dell'azienda, allora ha senso farlo, perché io so qual è la mia banca di appoggio e andiamo a fare un'integrazione con loro. A livello nazionale non si può pensare. Ok, conferma di aver pagato la fattura. Questo lo dice a chi? Al sistema. Il sistema sa che questa fattura diventa pagata. Vediamo un po' se la nostra fattura avevamo... Guarda, abbiamo un dato pagamento, che è il campo che... Ricordiamoci sempre che abbiamo sempre due punti, almeno due punti di vista sulla stessa cosa. L'azione che l'impiegato della PA conferma di aver pagato fa sì che nel modello concettuale andremo a riempire questo campo che prima invece era vuoto. Ok, fatto questo, qualche modo potremmo informare il fornitore che è stato pagato. Diciamo che formalmente, concettualmente, da questo momento in avanti il fornitore può andare a vedere, a verificare, se vogliamo, che la fattura è stata pagata. Può, non deve, no? Ciò che invece il fornitore sappiamo che fa sicuramente, perché deve farlo, perché gli serve, è andarsi a scaricare i dati di questa fattura dal questo sistema informativo per poterseli poi importare nel proprio sistema gestionale amministrativo. Alla fine del testo del dati della volta scorsa diceva questo. Alla fine il fornitore importa nel proprio sistema di contabilità, diciamo, di cui non sappiamo nulla, importa i dati di questa fattura pagata. Allora, che cosa fa lui nel suo sistema di contabilità? Non sappiamo né ci interessa nulla. Ciò che ci interessa per il nostro sistema è che dobbiamo, se lui deve importarsi qualche cosa, noi dobbiamo esportarglielo, no? In modo che lui se lo possa scaricare. E quindi da questo momento in avanti il fornitore potrà scaricare i dati della fattura saldata, pagata, usiamo le stesse parole. E fatto questo, tutto ciò che era fattibile, possibile con questa fattura è finito, non abbiamo nient'altro. La vita di questa fattura è finita. Questo dal punto di vista, questa freccia tra conferma e scarica mi dice che lo scaricamento dei dati lo posso fare solo dopo che l'impiegato della PA ha fatto la conferma del pagamento. Poi, come fa il fornitore a sapere che è stato pagato? Beh, o va tutti i giorni a controllare, oppure per gentilezza gli mandiamo una notifica. In più, però, non cambia la sostanza, è solo una cortesia in più che facciamo, come prima. E quindi possiamo inviare un segnale, notifica il pagamento, al fornitore il pagamento avvenuto. E quindi prima di andare là, diciamo, passiamo da qua. Passo un po' così le frecce non vanno mai in salita perché è brutto. Ok? Questo è ciò che succede quando tutto va bene. Quando invece dobbiamo ancora vedere cosa succede in questo rombo, quando invece la fattura, o meglio i dati verificati della fattura, non sono corretti. Non c'è altro da fare a questo punto che dire rimandare indietro la fattura. Questa fattura non potrà essere pagata, non potrà essere elaborata, in qualche modo
va corretto. Allora, noi sappiamo che la firma digitale è giusta, è corretta, l'abbiamo già verificata, ma magari gli importi sono sbagliati. Ha scritto 1120 anziché 1210, ha scambiato due cifre, può darsi, no? Finora questo controllo non l'abbiamo potuto fare, né il sistema non lo può fare in automatico, che ne sa il sistema di quale sia l'importo, o la dicitura, o la descrizione del bene. Quindi noi, nel caso in cui riscontriamo che la fattura non sia corretta dal punto di vista sostanziale, perché da quello formale lo è, perché l'abbiamo già verificato prima, il nome del fornitore, il nome dell'ufficio sono già scelti tra i codici presenti nel modello concettuale, la firma digitale è giusta, ciò che può essere sbagliato a questo punto sono le informazioni, il contenuto. Allora devo tornare indietro, essenzialmente qui. Cioè devo dire al mio fornitore, senti, c'è qualcosa che non va. Vai un po' a rivedere proprio i dati delle fatture. Magari non gli dirò solamente fattura errata, ma cercherò anche di spiegargli perché. E lui deve tornare lì a caricare, modificare i dati della fattura. Allora, in questo caso, ciò che posso fare è, ancora una volta, decidere di avvisare il fornitore che ci sono dei problemi, quindi notifica al fornitore i problemi presenti nella fattura, quindi così. E dopodiché torna lassù. Io, per evitare di impazzire con le frecce, fatemi fare un punto 1. Che vado a riallacciare da sopra. Questo punto 1 manda qui. Per mandare qua non posso mandare, ogni blocco deve avere solo una freccia entrante e una freccia uscente, quindi per poter avere due frecce entranti devo mettergli un nodo di merge che mi consideri sia il fatto che io posso andare a caricare i dati per la prima volta oppure andare a caricare i dati a seguito di un problema. Quindi, eravamo qua, conferma, no scusate, consulta le informazioni della fattura. La fattura in questo caso non è corretta ma è errata. Se è errata ti mando un avviso dicendo che guarda che ci sono dei problemi e poi il processo torna su in modo che a questo punto a chi sta la palla, di nuovo a te fornitore, che mi devi correggere i dati. Io azienda non pago, non faccio nulla fino a quando tu non me la rimandi e a quel punto si ricomincia da capo. Se vogliamo fare i fini, possiamo ricordarci che magari in questa fattura ci possiamo aggiungere un campo note o motivazioni degli eventuali problemi sopravvenuti. Cioè questi problemi magari l'omino, no, della pubblica amministrazione li scrive, lo sa, lo scrive, però questa descrizione che lui scrive doveva finire, devo salvarla da qualche parte, tipicamente la salvo nella fattura, quindi problemi incontrati, che sarà un testo. Questo testo deve transitare dalla PA al fornitore, quindi lo devo appoggiare sul modello. Ok,
Allora, questo è un processo che di fatto è anche l'unico che ha senso definire per questo scenario che c'era proposto nel testo d'esame. Poi il passo successivo è la progettazione dei casi d'uso. Ok? Quindi creiamo un diagramma dei casi d'uso e ci chiediamo innanzitutto chi sono gli attori. Allora, gli attori saranno, come spesso è, una eventuale specializzazione di quelli che erano i ruoli all'interno, le responsabilità si chiamavano, all'interno dell'activity diagram. Questa è una responsabilità del fornitore. Dopodiché all'interno del fornitore ci sono persone, figure con ruoli diversi? Se sì, non so, immagino che si potrebbe essere un responsabile che può fare certe cose e invece l'impiegato che ne può fare altre. Allora, a livello di processo magari non stiamo a distinguerlo, perché sono comunque cose che sono nella responsabilità del, ragioniamo, fornitore, lo intendiamo come unità organizzativa in quel caso, no? È la responsabilità di quell'ufficio. Poi magari quell'azione specifica la può fare solo il tizio che ha la password per farla. Faccio un esempio, immaginiamo che l'invio fatture possa essere fatto solamente dal responsabile. Quindi l'impiegato può caricare i dati, vederli, esportarli, importarli, ma poi l'invio, che corrisponde alla, in qualche modo all'approvazione, no? Ok, va bene, adesso possiamo mandarla, magari è una funzione limitata a una persona che ha una responsabilità in più all'interno del fornitore. Allora, in quel caso ci sarebbero più attori diversi all'interno dell'unità organizzativa del fornitore. E idem per la PA. In questo caso non mi sembra che il testo ci suggerisse, no, di andare in questa direzione. Quindi per principio di non masochismo non vedo perché devo complicarlo inutilmente. No? Quindi io vedo solamente, no, leggendo il testo e partendo dal diagramma dell'attività, vedo solamente due attori. Un attore che è il fornitore e l'altro attore che è l'ufficio della PA. Non c'è mai, salvo pena di morte, un attore che si chiami sistema informativo. Ok? Mai. Allora, proviamo a ragionare prima dal punto di vista summary. E chiediamoci forse per se per questo esempio abbia senso o no creare il diagramma a livello summary. A livello summary stiamo descrivendo le aree funzionali a cui ciascun attore ha accesso. E io qua ne vedo una sola, gestione fatture. Gestione fatture lato fornitore, gestione fatture lato pubblica amministrazione, o meglio pagamento fatture. Capita spesso quando l'esercizio è molto focalizzato, no? Quindi in questo caso non ha senso costruire un livello summary. Poi rimanendo, visto che qui stiamo facendo tema d'esame, in contesto d'esame vi chiederemo praticamente sempre di fare casi d'uso a livello di user goal, dando per scontato che un summary sopra ci sia, oppure sia unico, no? Quindi questo caso è talmente
semplice, fatemi dire monotematico, posso fare una cosa sola, che il summary di fatto collassa in un'unica caso d'uso, allora non serve nulla a rappresentarlo. Invece a livello di user goal, sì. A livello di user goal che cosa abbiamo? Le azioni, le singole azioni indipendenti che ciascuno degli attori, a cui ciascuno degli attori può avere accesso, può voler fare. Allora andiamo un po' a ripassare. Adesso non ci interessa più la sequenza logica o cronologica delle azioni, ma solamente l'insieme non ordinato delle azioni possibili. Allora, quali sono le cose che il fornitore può fare? Viste come, ricordiamo che casi d'uso devono sempre avere un obiettivo associato e questo obiettivo è fatto proprio dall'attore, no? Che lo compie. Quindi qualche cosa che si può iniziare con, e deve concludersi in una sessione di lavoro e che permetta di dire ok, questo l'ho fatto, lo mettiamo da parte e faccio qualche cos'altro, no? Quindi non troppo grande che richieda più sessioni diverse, non troppo piccolo che da solo non sia significativo. Allora, sicuramente il caricamento delle informazioni della fattura è un'azione a sé stante, quindi qui abbiamo carica fattura, fattura, poi abbiamo, è un'operazione che può fare solo il fornitore. Poi andando avanti c'è l'operazione di carica, scarica, eccetera. Allora qua l'unica domanda che dobbiamo farci è se per noi scarica la fattura e carica la fattura li consideriamo un caso d'uso unico o due casi d'uso separati. Allora, visto dal contesto dell'utente, sono un tutt'uno, cioè o li ho fatti tutti e due o se no la fattura prima non era firmata e dopo non sarà firmata e quindi non è successo nulla, non ho fatto nulla di produttivo oggi, il fatto di averla scaricata e basta non... Quindi io prevederei un solo caso d'uso, firma fattura. Poi invia fattura, questo invece è separato, addirittura un attimo fa pensavamo che potessero essere persone diverse a fare l'operazione di firma e l'operazione di invio. Io posso averle firmate, preparate, ma le mando poi solo lunedì. Quindi invio fattura. E infine direi che c'è solo più una cosa che lui può fare, cioè scaricamento dei dati. Scarica dati fattura. Ovviamente la firma fattura la potrò fare solamente di fatture che sono già state caricate, ma questa è un'informazione di processo, no? Che quella voce lì è abilitata solo se ho fatto prima che l'altra cosa. Ma se andiamo a vedere l'inviluppo di tutte le operazioni possibili, fattibili nei diversi momenti, direi che sono queste quattro. E viceversa, ancora più semplice per l'ufficio della PA. Dove io ci vedo due azioni, due casi d'uso diversi, uno che mi copre questa parte, no? Controlla la fattura,
ricevuta. E questo controlla finisce dicendo va bene o non va bene. E poi c'è l'altro, conferma il pagamento. Conferma l'avvenuto pagamento. Conferma l'avvenuto pagamento che non fa parte dello stesso caso d'uso, perché io potrei controllare fatture oggi e decidere di pagarle domani, o pagare tra 6 mesi perché non ho i soldi in cassa. Quindi non posso forzare una contestualità. Quindi ho 2 casi d'uso, consulta, oppure controlla, scusate, fattura pervenuta. Qui non è solo consulta, non la vado a vedere, controllo, io andrò a controllare, ho anche dentro l'esito di questo controllo, no? Semanticamente, se l'ho controllata alla fine so se è giusto o no. Quindi qua avrò in realtà 2 percorsi abbastanza diversi, in questo caso 2, infatti secondo me questo vale la pena di espanderlo più che non gli altri, in cui cosa succede se va bene, se la fattura va bene, e cosa succede se la fattura non va bene. Sono 2 percorsi diversi. Il caso d'uso è lo stesso, perché io quando inizio non lo so se vado bene o no, se andrà bene o no. Strada facendo, durante lo scenario mi accorgo che devo fare cose diverse. E l'altro invece è molto semplice, che è la conferma di pagamento. Conferma pagamento. Qui c'è solo da schiacciare un bottone, magari mettere una data dicendo io il bonifico l'ho fatto in tal data. Essendo questi casi d'uso a livello user goal, non stiamo a mettere nessuno stereotype che indichi user goal, lo lasciamo sottinteso, mentre invece se fosse summary scriveremo summary all'interno del cell. Allora, di questi casi d'uso, si dimmi. Allora, lui dice, sarebbe sensato mettere una relazione di estensione tra queste prime 3 casi d'uso, cioè invio fattura estende firma fattura e firma fattura estende carica fattura. No, no, ma ha senso. Questo cosa vorrebbe dire dal punto di vista dell'utente? Vuol dire che dal punto di vista dell'utente il caso d'uso firma fattura già si può considerare concluso quando ho finito la firma, oppure posso decidere quando praticamente l'avrei concluso di continuare a inviarla immediatamente senza chiudere e riaprire un'altra funzione. Cioè adesso che l'hai firmata vuoi inviarla subito? Sì. E allora passi direttamente, diciamo così, alla videata di invio. Sì, ha sicuramente senso secondo me. Quindi questo vuol dire che invio fattura estende firma fattura. Quindi l'estensione che qua va da invio fattura a firma fattura. E analogamente, anche se mi sembra forse un po' meno utile, ma in firma fattura estende carica fattura. Cioè ho caricato la nuova fattura, semplicemente posso salvarla, l'ho caricata, finisce lì, oppure già che ci sono la firmo. Quindi sono casi d'uso che si possono concatenare tra di loro. A livello di descrizione del caso d'uso, che poi avremo tra le varie extension, ce ne sarà una che praticamente sarà l'ultimo punto, che so, 7.A, che dirà continua sul caso d'uso tal dei tali. Allora, io, visti questi casi d'uso, secondo me quelli che vale la pena di espandere, perché non sono banali, sono questo, firma fattura, e controlla fattura. All'esame di solito ne chiediamo uno solo, ma tanto vale farne 2. Se non ci sono più domande sul diagramma, proviamo a fare la narrativa, quindi la descrizione di dettaglio
prima di firma fattura e poi di controllo fattura. Ok? Allora, io mi sono preparato il solito file Word con dentro lo schema così del mio caso d'uso. Ne facciamo uno che chiamiamo, abbiamo detto, firma fattura, e l'altro che chiamiamo invece si chiamava controlla fattura pervenuta. Ok, allora riempiamo questi campi. Il primo ovviamente è il nome del caso d'uso. Scopo è l'ambito. In questo caso di nuovo il sistema è piccolino, fa una cosa sola, quindi l'ambito sarà fattura elettronica per entrambi. Poi se andassimo a vedere il sistema completo, magari abbiamo una parte di contabilità, abbiamo una parte di bancaria, eccetera eccetera. Allora andiamo a vedere qual è il sottosistema di cui stiamo parlando in un sistema più grande. Il livello di iscrizione è user goal, e fin qua sono le parti, no, l'altra parte facile è l'attore. L'attore primario è il fornitore, colui che svolge, che conduce questo caso d'uso. E perché lo fa? Qual è lo scopo del fornitore nel momento in cui decide di firmare la fattura? Quindi, in questo caso è abbastanza semplice: lui vuole apporre la firma digitale sulla fattura in modo che sia possibile spedirla. In modo che sia possibile spedirla è il contesto. Apporre la firma digitale è l'obiettivo che vuole raggiungere, l'intenzione. Apporre la firma digitale su una fattura inserita in modo che sia possibile inviarla. Non lo fa per divertimento, lo fa per quello scopo. Quando ha apposto la firma digitale, lo scopo è stato raggiunto, poi in seguito potrà essere inviato. Stakeholder. Stakeholder sono, chi sono gli stakeholder di questo processo? Beh, fornitore sicuramente, perché ha tutto l'interesse a inviare le fatture. Qui stiamo parlando dell'attività di firma, ok? Però l'interesse del fornitore è l'invio delle fatture per incassare, dai. Potrebbe esserci come stakeholder anche l'ufficio della PA. Scriverlo giusto, che ha un interesse diverso. Che interesse ha la pubblica amministrazione nel fatto che il fornitore faccia la firma? È ricevere delle fatture validate, controllate, certe, non uno scherzo di carnevale, una fattura finta e poi dopo impazzisco per capire che cos'era, no? Quindi è la ricezione fatture già convalidate in qualche modo, controllate dal sistema, no? In realtà c'è un terzo stakeholder, che è poi il stakeholder generale di tutto questo processo, che è il governo,
Ministero delle Finanze, che ha conoscenza di tutte le fatture emesse. Quindi è uno stakeholder lontano, però in realtà, se andiamo a vedere il sistema reale, è colui che ha commissionato questo sistema. Quindi diciamo il Ministero in generale, tracciabilità, fatture. Capisci? Io so che quella fattura l'hai firmata tu con un certificato digitale che ti ho dato io, quindi sei tu per forza, non puoi a fine mese dirmi che non l'hai fatturata quella cifra. Poi magari la PA ti paga tra 2 anni e tu l'IVA te la faccio pagare adesso, ma questo è un discorso diverso. In questo caso la tracciabilità delle fatture, se vogliamo, varrebbe a livello summary, qui diciamo la tracciabilità in particolare dell'emittente, di chi l'ha emessa, perché me lo firma digitalmente, quindi è lui per forza. Allora, precondizioni. Quali sono le condizioni che potrebbero impedire o rendere non possibile o non sensato attivare questo caso d'uso? Quindi, che, detto in altri termini, quali sono le cose che devono essere vere? Allora, ci sono sempre, e sempre le lasciamo sottintese, sempre no, le possiamo sempre lasciare sottintese, 2 precondizioni, okay, che non scriviamo mai. Uno è: l'utente è autenticato, ma noi ce l'abbiamo, è ovvio nel momento stesso in cui diciamo che l'attore è il fornitore, per sapere che sia il fornitore mi ha dato le credenziali giuste. Sarebbe una precondizione, ma per semplicità non la indichiamo. La seconda precondizione sono le condizioni di processo, cioè ciò che posso dedurre dal diagramma di attività. Allora, la firma fattura, dove era? Qua, sono qui, la posso fare solo dopo che tutte le informazioni della fattura sono state caricate. Quindi la fattura la posso firmare solo se c'è già questa fattura, se è stata inserita. Questa ovviamente è una condizione necessaria affinché questo caso d'uso sia attivabile. Ok? È questa freccia qua, né più né meno che questa freccia qua, ops, che passa da qua e va sotto. Anche qui lo possiamo lasciare sottinteso perché l'abbiamo già rappresentato di là. Logicamente è una precondizione. Per semplicità nostra, se l'ho già rappresentato nel processo, non è necessario che lo ripeta qua. No? Quindi, dato per assodato che l'utente si è autenticato e che la fattura è stata inserita, ci sono altre precondizioni, oltre a quelle 2 che lasciamo sottintese, che dobbiamo elencare? A me non ne vengono in mente, quindi nessuna. Garanzia di successo, è più facile partire da qua, quindi scriviamolo pure, nessuna. Nota per noi, oltre a quelle sottintese, ma questo non scrivetelo. Garanzia di successo. Allora, se il caso d'uso ha successo, che cosa sono sicuro? Sono sicuro che la fattura firmata è correttamente inserita nel sistema. Con la firma corretta. Fattura firmata, correttamente inserita, con firma controllata. Non solo l'ho inserita, ma so anche che la firma con cui l'ho firmata è stata accettata dal sistema. Garanzie minime. Che cosa succede se qualcosa va male? Esempio, inserisco la fattura e questo può andare per tutto. Entro in questo caso duro, provo a firmarla. Firmarla vorrei dire la scarico, poi faccio qualcosa, poi la ricarico. Il sistema mi dice: no, guarda, questa firma non va bene. Mi arrabbio e me ne vado. Caso duro, ha incontrato un errore, si interrompe prima del previsto.
Cosa posso dire? Beh, io vorrei perlomeno che la fattura che avevo inserito non firmata rimanesse valida non firmata, non che me la cancella perché mi sono dimenticato di chiudere, perché mi sono arrabbiato, perché non ricordo più la password del file della firma digitale. Quindi in ogni caso, nel caso in cui il caso d'uso non vada a successo, non vada completamente con successo, la fattura inserita viene comunque preservata. E non ho perso. Faccio casino con la firma, ma non perdo quei dati che ho inserito. Trigger è quell'evento che causa l'avvio immediato del caso d'uso, cioè che forza in qualche modo l'utente, l'attore primario ad agire adesso e fare le cose che sono richieste dal caso d'uso. Questa è una pura semplice attività d'ufficio, non c'è nulla di impellente, non c'è nessun evento esterno che causa l'inizio. Non è, questo caso qui è semplice da vedere, però non pensate al trigger come al completamento dell'azione precedente, cioè quando si completa un'azione quella dopo diventa possibile, allora è una precondizione, non è obbligatorio iniziarla adesso, viene scatenata, viene attivata, viene avviata. Il token non ha mai fretta nei processi. Quando esce da un'azione, aspetta l'ingresso dell'altra fino a quando l'attore responsabile non svolge quell'azione successiva. Quindi quando pensate al trigger non pensate mai dopo questo devo fare quell'altro, allora il primo è un trigger per il secondo. No, è un trigger solamente un evento che fa sì che in realtà vi catapulta già dentro il caso d'uso. Suona il telefono, dovete rispondere. Non l'avete deciso voi. Quindi in questo caso nessuno. Ok, veniamo alla ciccia. Lo scenario. Allora, lo scenario firma. Quindi devo... Immaginate che qualcuno abbia selezionato la funzione firma fattura. Quindi io dovrò scegliere quale fattura voglio firmare, scaricarla, poi ricaricare una versione firmata. Giusto? Quindi, come prima cosa, visto che le fatture, andiamo qui, la relazione tra fornitore e fattura è una fornitore una a molti, perché un fornitore può avere molte fatture da firmare, e quando dico firma una fattura devo innanzitutto chiedermi quale. Quella che ho appena inserito? Magari no. Non necessariamente. Magari se passo da caricamento fattura tramite estensione direttamente firma fattura, posso pensare di avere già quella preselezionata, perché molto probabilmente sarà quella che voglio firmare, ma non voglio essere vincolato a firmare solo quella che ho appena inserito. Casi d'uso sono, li chiamiamo indipendenti, li posso attivare in qualunque ordine a seconda degli obiettivi che mi do, cioè di come voglio lavorare. Quindi il primo punto è il sistema presenta l'elenco delle fatture da firmare, ovviamente di quel fornitore, non tutte, solo quelle da firmare, quelle già firmate non mi interessa, quelle già pagate non mi interessa neanche. A questo punto il fornitore seleziona la fattura che vuole pagare. Il sistema
presenta il link per scaricare fattura. A questo punto il fornitore scarica il file XML della fattura. No, qui io mi immagino una sorta di elenco, una tendina, ci sono queste fatture possibili, scelgo la terza, lì mi dà una pagina dicendo ok, questo è il file XML non firmato corrispondente ai dati che hai inserito per la terza fattura. Clicco sul bottone e me lo scarico. Questa azione scarica, il fornitore scarica il file, è un'azione ancora che sta dentro il sistema informativo. Il sistema informativo ha lui quel file, lo sa se lo sto scaricando o no. Ma qui, quindi fin qua uno scambio abbastanza semplice. Adesso che cosa abbiamo? Abbiamo il fornitore che sul suo PC si è salvato sul desktop, immaginate, il file con la fattura. Poi fa delle cose. Aprirà il file di firma, magari ci inserisce la smart card, boh. Magari il processo di firma richiede che gli invii un SMS col codice lo certifica, perché i criteri di sicurezza sono i più diversi. A un certo punto, e tutto questo mentre il sistema informativo aspetta, sa solo che il file è stato scaricato e nel caso normale, qui stiamo facendo il scenario principale di successo, quindi quello in cui tutto fila liscio, cosa succederà? Che a un certo punto poi il fornitore gli passa un file XML nuovo modificato. Quindi a un certo punto il fornitore carica il file XML modificato, cioè con la firma. Per poterlo fare ovviamente è necessario che il sistema, quindi non avevo messo il numero prima apposta, il sistema predispone il form per l'invio, per il caricamento del file. E solo dopo, appunto, 6 il fornitore lo può caricare. Non è che il fornitore si sveglia e dice adesso ti carico un file. Se non ha davanti a sé il bottone sfoglia per caricare il file, per scegliere quale file caricare, poi salva, ok, invia, non lo può mandare. A questo punto cosa può succedere? Cosa succede nel caso normale? Che tutto va bene. Dietro le quinte cosa succede? Che il sistema verifica la firma. Lo devo scrivere qua, il sistema verifica la firma? No. Perché qua, come dicevamo, nel caso d'uso vado a intercettare solamente l'interazione che avviene tra utente e sistema. Quindi io non so che il sistema, se io mi metto a osservare l'utente e il sistema che si parlano, non so che il sistema sta verificando il nome e la firma. So solo che a un certo punto il sistema dirà ok, la tua firma è corretta. Quindi il sistema conferma che la firma, che la fattura è correttamente firmata. Fine. Perché al punto 7 ho l'informazione, il sistema che mi dice guarda caro attore primario, la tua intenzione è stata raggiunta, volevi apporre la firma digitale, io ti dico che è stato fatto in modo corretto. Fine. Non ho altri motivi per farti fare altre cose. Questo è lo scenario normale. Che lo salvo. Scenari alternativi, quindi eccezioni, estensioni varie.
Allora, ci chiediamo punto per punto che cos'altro potrebbe succedere. Allora, punto 1, il sistema presenta l'elenco delle fatture da firmare. Può succedere qualcosa di diverso? Sì, che può succedere qualcosa di diverso. Non ci sono fatture da firmare. Un elenco può sempre avere zero voce. Ah, se non ci sono fatture da firmare, perché le ha firmate tutte il mio collega ieri, non ha senso continuare con questo caso 2. Il 2, il fornitore seleziona la fattura singolare e richiede che ce ne sia almeno una. Quindi, caso 1B, 1A, perché ho messo B, 1A, quindi come alternativa al punto 1, il sistema dice che non ci sono fatture da firmare. Punto, terminazione. Diciamo con fallimento, fallimento un po' relativo, perché in realtà, però se l'intenzione sua, mettiamo sempre nei panni dell'attore, la mia intenzione è firmare la fattura, tu mi dici non ce ne sono da firmare, ma che delusione, eh? Non sono riuscito a raggiungere il mio obiettivo. Poi altre cose che possono succedere, o ti fanno l'elenco o l'elenco non c'è, non è che ci siamo. Passo 2. Allora, è vero che il fornitore in ogni momento può abbandonare, ok? Quindi mettiamolo asterisco Z, il fornitore abbandona. Cioè, vale sempre, non stiamo neanche a scrivere, no? Non faccio 2A, 3A, 4A, 5A, ad ogni passo il fornitore, ma ho capito che può andartene sempre, mica finché tempo. Se vogliamo metterlo, lo metto così con l'asterisco per dire tutti i passi, che poi in realtà non sarebbero tutti, scusate, non solamente il 2, il 4 e il 6, c'è quello in cui lui può fare qualche cosa. Va bene, dai, mi sono imbarcato in questo. Ok, passo 2, il fornitore seleziona la fattura che vuole pagare, io non ci vedo, oltre al fatto di abbandonare, non ci vedo altre possibilità. Punto 3, il sistema presenta il link per scaricare la fattura. A questo punto la fattura c'è, l'utente l'ha scelta, non vedo anomalie possibili da inventarmi in questo momento. Punto 4, il fornitore scarica il file, può farlo o non farlo, tante altre cose non le può fare perché in quella pagina c'è solamente un link. Il sistema, a questo punto, dopo che il fornitore ha scaricato, il sistema se ne accorge e cambia la pagina, anziché mettiti il link per scaricamento, ti metterà il bottone sfoglia per poter selezionare il file da caricare. Però qua non ci vedo percorsi possibili, alternativi. Il fornitore carica il file XML modificato con la firma. Beh, però siamo qua dentro, no? Cioè il fornitore dice abbandona per l'uso. Abbandona barra annulla. Può venire sempre, no? Gli arriva la telefonata, dice vabbè, lasciamo perdere, lo faccio dopo. Esco. Questo lo può fare sempre, sì. Allora, il punto 6, il fornitore carica il file XML modificato con la firma. Beh, in realtà, formalmente, l'unica cosa che sappiamo è che il fornitore carica un file, perché è l'unica cosa che riusciamo a fare. Poiché il file che sta caricando sia effettivamente il file XML modificato con la firma, piuttosto che la fotografia del pane prosciutto che ho mangiato ieri, non lo possiamo sapere, fino a quando il sistema non lo analizzerà. Dimmi. Sempre, in qualunque passo di qualunque cosa possono esserci sempre problemi tecnici in questo tipo, no?
Qui stiamo considerando l'aspetto funzionale, non ancora stiamo considerando i diversi percorsi alternativi che il sistema informativo può articolare quando funziona. Poi c'è tutto un mondo di sistemi, quindi io sbaglio password, posso sbagliare password, ma è un problema mio, il sistema sta funzionando, no? Cosa succede quando ci sono i malfunzionamenti di rete, eccetera? Questo è tutto un altro mondo, no? Fa parte poi di quelli che noi chiamavamo requisiti non funzionali di affidabilità. Qui stiamo parlando di requisiti funzionali, quindi cosa deve fare il sistema quando funziona, altrimenti non finiamo più, ovviamente. L'utente ha lo schermo troppo piccolo per cui non riesce a vedere il nome della fattura. Quello fa parte dei requisiti non funzionali, cioè sono le condizioni affinché queste funzioni vengano svolte, possano essere svolte. Allora, dicevamo, qui siamo stati ottimisti dicendo che il file che l'utente caricava fosse veramente il file XML, diamo di fiducia. In realtà lo scopro solo dopo. Allora, al punto 6 l'utente può caricare un file. Poi il sistema si accorgerà se il file è giusto o no, e se è giusto darà conferma. Se no, dirà: caro utente, non va bene, 7A. Anziché dire il sistema conferma che la fattura è correttamente firmata, il sistema segnala un errore nel file caricato di qualche tipo. A questo punto cosa faccio? Ti rimando, posso scegliere se rimandarti al punto 3 o al punto 5. Guarda, il file che mi hai caricato non va bene e ti lascio di nuovo con lì, caricami il file, quindi stavolta caricami quello giusto. Oppure posso pensare che lui magari abbia fatto casino, e allora senti, ti faccio ricaricare di nuovo il file, riprovo a firmarlo, ricaricamelo di nuovo. Quindi, visto che siamo già in una situazione in cui lui ha fatto casino, io direi ripartiamo dal pulito, riscarica di nuovo il file, lo rifirmi, perché chissà cosa hai firmato, no? Quindi torna al punto 3, in cui a questo punto proverà di nuovo a scaricarlo, firmarlo e ricaricarlo. Io, quando ricevo dall'utente un file sbagliato, corrotto, errato, non ho modo di sapere se quello che aveva scaricato lui era a posto, l'aveva salvato nel posto giusto, l'aveva cancellato nel frattempo, l'aveva rovinato perché l'aveva aperto con Excel e poi si ha modificato delle cose. E quindi lui in qualche modo ha rovinato il file che gli ho fatto scaricare, oppure il file che gli ho fatto scaricare va bene ma ha sbagliato a fare la firma, oppure ha caricato la cosa sbagliata. Non posso saperlo. E quindi mi metto nella condizione più conservativa, ok, ripartiamo da zero. Se poi ce l'avevi già, bene, lo scaricherai a vuoto, pazienza. Ok, c'è ancora l'estensione che voleva lui, che dice: alla fine, se tutto funziona dopo il punto 7, posso avere eventualmente un'estensione che a questo punto chiamo 8, perché avviene dopo il 7, c'è l'utente, oppure, no scusate, fatemelo scrivere direttamente, estensione, si continua, l'utente, diciamo così, il fornitore, chi è soggetto? Il fornitore, continua con il caso d'uso che si chiamava invia fattura, se non sbaglio. Adesso verifichiamo subito se sbaglio o no. Invio fattura. Cioè, normalmente dopo che il sistema ha confermato che la fattura è a posto, mi posso scollegare e andare via.
ma qui sto anche dicendo, punto 8a, che nella videata del punto 7 c'è anche un link, un bottone che dice vuoi inviare adesso? Allora se l'utente, perché a questo punto è una scelta dell'utente, non più del sistema, sta al fornitore, se seleziona questo link, allora passa a un caso d'uso diverso e quindi arriverò al punto 1 di quell'altro caso d'uso. Questa extension materializza, specifica che cosa succede e qual è il significato di questa freccia extend qua. Da firma fattura, per estensione posso fare invio fattura. Ok? Allora, quest'altro lo possiamo sicuramente solo iniziare adesso, terminiamo giovedì, cominciamo a fare le parti facili, perché questo avevamo già pensato che aveva uno scenario abbastanza complesso, soprattutto le estensioni erano abbastanza articolate, perché quando la fattura non era corretta, no, aveva un percorso abbastanza diverso. Allora, a livello user goal, Parema Reactor questa volta è l'ufficio della PA. L'intenzione, allora andiamo a ripassare dove siamo finiti. Siamo qua, dentro, allora siamo innanzitutto in questo caso d'uso, controlla fattura pervenuta. Questo caso d'uso va a rappresentare l'interfaccia che ti permette di eseguire la funzione consulta l'informazione della fattura e dimmi se è corretta o errata. Quindi consulta e il rombo successivo. Allora, l'intention in context è verificare la correttezza di una fattura appena pervenuta. Da un fornitore. Il contesto è che mi è appena arrivata una fattura dal fornitore, che cosa voglio farci? Voglio verificare se è corretta o no. Verifica, controllo, hanno sempre in uscita un booleano che dice sì, e mo? Era bene, andava bene o no? Era giusto o sbagliato? Il risultato della verifica è un vero o falso. L'interesse dello stakeholder, chi sono gli stakeholder? Beh, in primis l'ufficio della PA. Perché è interessato al controllo? Beh, per accettare solamente le fatture valide. Quindi evitare di pagare fatture non corrette. Il fornitore è uno stakeholder molto debole di questa cosa qua, in realtà. Cioè, anzi, se sapessi che non c'è il controllo, il fornitore magari riuscirebbe a taroccare un pochino di più la fattura. Quindi, fatico a trovare un motivo per cui il fornitore dovrebbe essere contento che la PA gli controlla bene le fatture. Sì, può sempre darsi che il fornitore abbia sbagliato in difetto e la PA glielo dica, guarda che hai messo 1000 euro, me ne devi invece fatturare 1 milione, ma è raro che avvenga in questo verso. Ok, dopodiché le precondizioni, anche qui oltre a quelle normali del login e del fatto che la fattura deve essere stata inviata per poter essere controllata,
non vedo altre condizioni che possono essere successe che mi impediscono di fare questo caso d'uso. Quindi non ne vedo nessuna. Garanzie di successo. Allora, nel caso di successo, qui abbiamo successo e fallimento che sono molto diversi, eh? Perché nel caso di successo poi si va a pagare, nel caso invece di fallimento la fattura viene rimandata al mittente. Quindi, allora, il caso di successo è la fattura è convalidata e quindi si potrà procedere al pagamento. E la PA potrà procedere al pagamento. E questo è il caso fortunato, no? Il caso invece di garanzie minime di successo, allora cosa succede se qualcosa va storto? Cosa può andare storto? Beh, tanti dettagli, ma la sostanza è che la fattura non va bene. Quindi in ogni caso perlomeno la fattura, vabbè, non viene persa e il fornitore viene informato dell'esito della verifica. Ricordate che avevamo due messaggi, no? Uno che diceva ok, la fattura è pronta, è stata pagata, in realtà questo avviene dopo il pagamento, ma l'altro, in cui la fattura non fosse a posto, veniva mandato immediatamente un messaggio all'utente dicendo guarda che la fattura non è a posto, vatti a controllare. Quindi i dati della fattura, in caso di problemi, diciamo, la fattura ritorna al fornitore, il quale viene avvisato, viene informato, più che avvisato, dei problemi riscontrati. Come minimo, se qualcosa va storto te lo dico e non ti cancello la fattura, non la butto via, non la disintegro. Ritorna a te in modo che tu la possa modificare, correggere. E in più c'è anche la motivazione. Il minimo. Se invece va bene, meglio. Trigger, anche in questo caso nessuno. E per lo scenario vi devo far aspettare fino a giovedì. Oggi in laboratorio abbiamo preparato, avrete visto, un tema d'esame, ho riciclato un tema d'esame vecchio. Quello che vi suggerirei di fare, a differenza del solito, è di farlo su carta. Cioè così come se foste all'esame. L'esame avete i fogli di protocollo su cui farlo, quindi non perdete tempo a usare asta eccetera, ma svolgetelo facendolo su un foglio di carta, così vi rendete conto anche un pochino dei tempi, all'esame di 2 ore, per svolgere quelle 4 domande.